Benvenuti in un'altra piccola lettura fotografica. Oggi parleremo di aurora boreale. Perché? Perché in realtà spesso mi viene chiesto come realizzi le tue immagini notturne dell'aurora boreale, come fanno a essere così nitide e così luminose. Beh, in realtà non ci sono segreti particolari. Per spiegarvi un pochino come lavoro, ho deciso di prendere un'immagine e di mostrarvi quelli che sono semplicemente i dati di scatto con cui è stata scattata. Cosa vi servirà? Un obiettivo luminoso. Io cerco di lavorare normalmente a diaframma aperto, magari non proprio al limite di apertura del diaframma. Qua avete un 14-24 che ha un'apertura massima di 2,8, io ho lavorato a 3,5. Come ISO cerco di tenere ISO abbastanza alti, ma assolutamente non troppo, per evitare di avere troppo rumore nell'immagine, naturalmente. Tempi di scatto. Non esagerate con i tempi di scatto, quindi piuttosto aumentate un filino gli ISO per due motivi. Primo, perché l'aurora boreale si muove, quindi rischiereste di avere tutto un verde molto molto impastato e tutte queste parti qua non sarebbero visibili. L'altro aspetto è quello delle stelle. Se tenete dei tempi troppo lunghi, la stella invece che un puntino diventa una righetta e potrebbe non essere piacevole nel risultato finale della fotografia. Un altro aspetto fondamentale, che qua in realtà non dipende dai tempi di scatto, è questo: come fai ad avere tutto questo contesto così illuminato? Beh, in realtà è molto semplice. Io spesso viaggio in condizioni di luna piena, quindi la luna illumina il contesto e le fotografie sono meno scontate, quindi non saranno solo sagome, silhouette con l'aurora, ma vi racconto dove sono. Bene, ci vediamo alla prossima lettura e io vi ricordo Facebook, Instagram e YouTube. Seguitemi e buone foto!